Benvenuti o bentornati cari amici, io sono il vostro Mike Shadow e oggi andiamo a parlare della galera Abano-Chiavetta. Vai con la sigla. Ed eccoci tornati cari amici, oggi andiamo a provare una prima assoluta per il canale ma anche per il sottoscritto, la galera, un sigaro domenicano in questo caso. Ma per la precisione, Abano Chiavetta, questo è il modulo che mi è stato gentilmente fornito dalla Italia Cigar & Co. da provarlo, da testarlo e recensirlo. In questo caso, con molto piacere, vado a provare questa prima assoluta. Direi, possiamo andare a tagliare il sigaro. In questo caso uso un cutter vecchio stile. Come vedete, andiamo a tagliare questo robusto, cari amici, facciamo un taglio troppo profondo. Ecco qua. Taglio preciso e netto come i Dupont sanno fare. Direi che possiamo andare a provare il tiraggio a crudo di questo La Galera. Tiraggio crudo perfetto. Direi che possiamo innanzitutto analizzare questa bellissima aniglia, in questo caso con la scritta appunto La Galera, con delle note floreali davvero interessanti, anche le immagini all'interno davvero spettacolari, davvero una cura per il dettaglio davvero interessante. Fatto a mano, hecho a mano, chiaramente, davvero un'opera d'arte. La fascia, cari amici, bella setosa. Bella lineare, davvero con bel color colorado in questo caso, un bel marrone chiaro, nocciola in questo caso, davvero ben fatto. Direi che possiamo innanzitutto provare gli aromi a crudo di questo La Galera. Aromi a crudo, inizialmente note tostate. Torrefazione, note delicate, speziate. Molto interessante. Direi che possiamo andarlo ad accendere. Nel frattempo andiamo un po' a snocciolare un po' le caratteristiche tecniche di questo La Galera Habano Chiavetta. Oggi userò una fiamma dolce per questo modulo, cari amici, e veniamo un po' per l'appunto ai dettagli tecnici di questo La Galera. Allora, innanzitutto, prezzo. Prezzo di vendita 21 sigari, una box bellissima, al prezzo di 262 € e 50 centesimi. A singolo sigaro siamo un singolo sigaro 12,50 € per un robusto in questo caso con un bel ceppo di 50 in questo caso la lunghezza di 127 mm, cari amici. Quindi un bel robusto in questo caso. Poi veniamo per quanto riguarda invece la fascia, la capa. La capa si presenta una capa Abano, in questo caso Ecuador. Il ripieno invece, la trippa e anche la capote, la sottofascia, tutta domenicana in questo caso. Quindi un made in domenicano in questo caso 100%, tranne chiaramente la fascia. La cappa di questo bellissimo esemplare. Andiamo un po' a tostare il braciere, cari amici. Fiamma dolce, lo consiglio, soprattutto se siete in un clima o comunque in una stanza chiusa, in uno studio o quant'altro, all'interno, insomma, vi consiglio sempre la fiamma dolce per i nostri amati sigari, ma in questo caso soprattutto per un esemplare del genere. Direi che siamo pronti. Ultima tirata per questo La Galera ed eccoci qua pronti per andarlo a provare. Però un bel inizio per l'appunto note torrefazione, in questo caso di caffè, note tostate molto piacevoli. E anche una leggera nota pepata, un peperosa, verrebbe da indicare in questo caso. Davvero molto interessante. Come sempre, io mi lascio un po' di tempo, io vi lascio invece al time lapse e ci vediamo dopo per le conclusioni. A dopo.
Ed eccoci tornati, cari amici. Veniamo alle conclusioni di questo La Galera Fabano-Favetta. Allora, per prima cosa veniamo alla fruizione, alla combustione e alla cenere di questo Fabano della Galera. Allora, fruizione a dir poco eccellente, non ho dovuto fare nessuna correzione al sigaro, al braciere durante la fumata, quindi davvero eccellente. Brave le torce d'Ores in Repubblica Dominicana, davvero un manufatto eccellente. Veniamo poi al tiraggio perfetto, ben costruito il sigaro, certamente davvero un'opera d'arte. La cenere compattissima, un bel bianco perlaceo. In questo caso davvero molto soddisfacente anche alla vista. Vi faccio vedere alcuni puff molto cremosi e densi. Ed potete vedere, davvero eccellente questo Habano. Poi veniamo alla durata della fumata. Per questo robusto, durata della fumata si attesta intorno ai 60 minuti circa, quindi davvero un'ottima tempistica a mio avviso per questo robusto. Veniamo poi alla forza, una forza che non mi aspettavo, una forza importante a mio avviso, una forza che si attesta intorno ai 4 punti su 5 a mio avviso, ma soprattutto il corpo molto importante, un corpo medio alto a mio avviso, e anche l'intensità aromatica nel palato, davvero molto soddisfacente, un sigaro che rimane persistente, certamente questo in assoluto, però al tempo stesso lascia anche una pulizia totale nel palato che mi ha davvero convinto, quindi davvero un sigaro fatto bene. Sicuramente il prezzo, a mio avviso, è un prezzo davvero ottimo, vi ricordo 12,50 euro, quindi davvero, davvero un ottimo prezzo. E poi, cari amici, vediamo agli aromi e sentori che mi ha regalato questo La Galera Habano. Per la prima volta anche per me l'ho provato, quindi anch'io sono rimasto davvero molto sorpreso per questa intensità e forza. Aromi, una partenza più, se vogliamo dire, un po' più delicata, meno marcata in questo caso, speziatura dolce, quasi una nota anche di nocciolato, molto particolare. Poi proseguendo la fumata, le note anche tostate di torrefazione vanno un po' a svanire, una progressione nella seconda parte di questo sigaro che diventa note più legnose. Il pepe bianco, un pepe rosa, anche mi verrebbe da dire, molto gradevole, che contorna bene il sigaro. La forza, dopo la prima parte, per l'appunto va su 4 punti su 5, una forza bella, una bella intensità. Nonostante comunque il palato rimanga sempre ben pulito, in questo caso, ma persistente. Davvero un ottimo sigaro. Ora andiamo a finire questo sigaro, faccio vedere anche i puff. Anche il ritorno nasale, queste note speziate, davvero molto piacevoli. Un sigaro, a mio avviso, davvero completo. Appunto all'inizio un attimino più note più rotonde, che però durante la seconda parte della fumata vanno appunto un po' a note un po' più veraci, ecco, diciamo così, note più scure come legno e per l'appunto note di pepe. Sicuramente un sigaro che vi consiglio, che amici se lo trovate, questo La Galera, vi ricordo, Habano Chiavetta Robusto, in questo caso davvero consigliato. Voto finale che do a questo sigaro, vista la fruizione perfetta, gli aromi, i sentori pochi ma ben definiti, non posso che dargli un bel voto 8 a questo La Galera, certamente, cari amici, un sigaro che mi ha piacevolmente fatto compagnia, a mio avviso un sigaro meditativo, certamente, quindi da prendersi il proprio tempo, dargli giusto, come sempre vi dico, rispetto a questo sigaro, a prendervi il vostro tempo. Con un consiglio che vi do, se volete accompagnare, io in questo caso l'ho accompagnato con un whisky leggero ma molto piacevole che accompagnava bene la fumata, e
E un consiglio che posso darvi nel caso di fumarlo dopo una bella cena, a mio avviso è il momento ideale per godersi appieno questo habano, che davvero vi darà, a mio avviso, delle soddisfazioni e non poche. Cari amici, come sempre, qui sotto nei commenti mi dite la vostra, cosa ne pensate di questo habano della galera, se avete provato, se lo proverete dopo questo video. Come sempre, qui sotto nei commenti mi dite la vostra. Io vi ringrazio per aver visto il video. E ci vediamo alla prossima e un saluto da Mike Shadow. Ciao!